195 pellegrini verso Lisbona, questa sera in partenza da Chiavari 4 pullman con i partecipanti alle giornate mondiali della gioventù, un'esperienza all'insegna della fratellanza e dell'amicizia. Il sistema sanitario nazionale nella tempesta, sta ai cittadini difenderlo perché garanzie di cure gratuite per tutti, l'appello del comitato assistenza malati Tigullio, serve un balzo culturale e collaborazione con le istituzioni. Decolla Casarza Ligure il progetto Smart Lab nei locali del comune, un laboratorio che favorisce lo sviluppo digitale e l'innovazione del sistema produttivo con tecnologie avanzate. Un legame con i Liguri oltreoceano, a Chiavari due giornate di festa ricordando le storie degli emigranti in Perù e in altre parti del mondo. Buongiorno a tutti, ben arrivati al nostro telegiornale. In apertura, la giornata mondiale della gioventù inizia infatti proprio questa sera, inizierà il cammino di 195 ragazzi della diocesi di Chiavari verso Lisbona. Alle 20 in pullman partiranno alla volta del Portogallo, dove raggiungeranno gli 8 ragazzi, sempre della nostra diocesi, che hanno effettuato una settimana di gemellaggio con le famiglie del luogo. Oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di San Giuseppe ai piani di Ri a Chiavari, una delegazione di pellegrini in partenza parteciperà alla messa presieduta dal Vescovo in occasione di Nostra Signora della Salute. Cominciamo col dare i numeri di questa GMG per quanto riguarda la diocesi di Chiavari. Sono 195 i giovani e gli educatori che partiranno per la nostra diocesi, è bello, un gruppo significativo anche come rappresentanza di diversi territori della nostra diocesi. 8 sono già partiti, stanno effettuando il gemellaggio, quali sono i ritorni che avete? Molto belli perché sono stati accolti nelle famiglie, stanno visitando un po' la zona, esperienze culturali, anche religiose, di momenti di preghiera, per cui sono davvero contenti e stanno entrando nel vero spirito della GMG, che è quello della fraternità internazionale. Quali saranno le tappe di questa GMG, le tappe più significative? Beh, innanzitutto chi parte avrà la possibilità di avere una giornata di visita a Barcellona, poi il giorno successivo si arriverà a Lisbona, precisamente per gran parte dei giovani della Liguria, in una località a 25 km da Lisbona che ci permetterà di vivere l'esperienza dell'accoglienza nelle parrocchie. In buona parte per noi saremo poi alloggiati in una scuola, ma anche alcuni andranno nelle famiglie. Lo spirito con cui si affrontano queste giornate qual è e che cosa si porta generalmente a casa da questa esperienza? Lo spirito deve essere quello innanzitutto di chiedere il dono, di mettersi in gioco e di poter rinnovare la propria fede e poi sicuramente la conoscenza di una cultura diversa dalla nostra e l'incontro con giovani e adulti di tutto il mondo. Una parola per chi resta che comunque porterete nel cuore, comunque nelle vostre preghiere? È certo, innanzitutto di seguire attraverso anche Telepace le tappe del nostro cammino, di pregare per noi e di starci accanto, perché veramente portiamo un po' tutti, i giovani della diocesi e anche le famiglie che accompagnano questi ragazzi. E allora vediamo anche con l'ausilio delle notizie pubblicate sul nostro sito quali saranno gli appuntamenti che Telepace riproporrà attraverso i suoi canali. Telepace chiaramente seguirà in diretta tutti gli eventi della Giornata Mondiale della Gioventù 2023. Papa Francesco giungerà a Lisbona mercoledì prossimo. La cerimonia di accoglienza sarà giovedì pomeriggio. Ogni giorno vi aggiorneremo sugli orari degli eventi. A partire da lunedì negli spazi informativi del TG Rassegna Stampa e del TG Telepace ci sarà un collegamento in diretta con il Portogallo in cui verrà documentata l'attività dei pellegrini liguri alle giornate mondiali della gioventù. Tutti i giorni, da lunedì 31 luglio, proporremo uno spazio speciale GMG in cui verranno riassunte le esperienze vissute dal nostro gruppo, andrà in onda alle 21 in prima visione e in replica alle 23.15 e il giorno successivo alle 7.15, 8.45 e 14.30.
Ora torniamo a parlare di sanità, del Servizio Sanitario Nazionale che è nella tempesta. Inizia così la riflessione appassionata e precisa proposta dal Comitato Assistenza Malati Tigullio nel corso della cerimonia di consegna dell'Esculapio d'Oro. Il Presidente Giancarlo Mordini ha illustrato punto per punto le priorità da difendere, chiedendo ai cittadini una maggiore collaborazione con le istituzioni. Sinergia quest'ultima condivisa dall'assessore regionale Angelo Gratarola. Oggi il Servizio Sanitario Nazionale è come un animale ferito. Nella savana sull'animale ferito si avventano iene e avvoltoi. È un manifesto che scandisce punti essenziali, quello che il Comitato Assistenza Malati Tigullio, per voce del suo presidente, presenta come imprescindibile per ogni azione che riguardi la sanità. Il sistema sanitario nazionale, come la democrazia, sottolinea Giancarlo Mordini, è il migliore perché garantisce cure gratuite per tutti. Difenderlo è un dovere che spetta ai governanti. E in democrazia i governanti sono i cittadini. E il nostro assessore regionale alla sanità è un esecutore. Pur condividendo le priorità individuate da Mordini, come formare medici e infermieri, frenare le fughe, predisporre ricerca, avere a cuore gli ammalati anziani, l'assessore regionale Angelo Gratarola non demonizza quella che viene definita un'integrazione del privato nel pubblico. Molte di queste cosiddette private sono in realtà pubbliche a gestione privata, quindi credo che una giusta commistione non sia negativa, tenendo conto che anche chi lavora nel pubblico sono uomini e donne che fanno lo stesso lavoro dei loro colleghi del pubblico puro. Il Tigullio, spiega Grattarola, rappresenta tra tutte le ASRE il laboratorio della Liguria. Tutti insieme noi dobbiamo lavorare affinché appunto la sanità diventi quella di bassa e media complessità molto vicina ai cittadini e il Tigullio ne è un esempio pratico. Il punto di convergenza è la necessità che tutti i cittadini si occupino di salute e collaborino con le istituzioni. Occorre un balzo culturale, occorre mettersi al passo con tutte le nazioni più progredite d'Europa. È stato presentato a Casarza Ligure il progetto Smart Lab. Si tratta di un percorso che permetterà di sviluppare e favorire la digitalizzazione e l'innovazione del sistema produttivo attraverso tecnologie avanzate. Un ambito molto richiesto dalle aziende che si avvale di partner e collaborazioni importanti. Innovazione e digitalizzazione del sistema produttivo sono i due capisaldi del progetto Smart Lab, che ha come soggetto capofila il villaggio del ragazzo. Tre le finalità individuate. Le tre finalità di Smart Lab sono quello di dare un supporto tecnologico alle aziende, quella di promuovere un orientamento di qualità e quello di proprio promuovere percorsi formativi nell'ambito dell'automazione industriale e della transizione ecologica. Il progetto nasce dalla collaborazione con il Comune di Casarza Ligure che ha messo a disposizione gli spazi dove potranno essere avviati percorsi di formazione. Fin dal momento in cui si sono liberati gli spazi dell'edificio dell'ex Palazzo Comunale di Piazza Mazzini, lì abbiamo voluto fortemente che quella struttura rimanesse di pubblica utilità, quindi rimanesse per la cittadinanza e soprattutto per i giovani, quindi per fare formazione e per dare delle opportunità di lavoro. Partner tecnologici sono ABB e Siemens, mentre protagoniste del progetto, oltre a Confindustria, sono le imprese che hanno contribuito a delineare gli obiettivi, Arinox, Fincantieri, Ilex e Meci. È un progetto fondamentale perché in questo momento le aziende stanno vivendo un vuoto di professionalità, per cui abbiamo bisogno di avere operatori formati e nel campo della digitalizzazione questo sarà sicuramente un punto di riferimento assoluto. La presenza dell'Accademia e della Marina Mercantile permetterà in sinergia con il villaggio del ragazzo di offrire percorsi formativi per tutti i tipi di imprese, comprese quelle della Blue Economy. È una bella sfida, noi vediamo proprio l'importanza di creare una nuova formazione e un nuovo orientamento proprio verso questi settori.
Grande partecipazione alla festa del Perù e dei Liguri nel mondo, due giornate di iniziative a Chiavari iniziate ieri in occasione della festa nazionale del Perù, momenti di festa e di riflessione nel ricordo dei tanti emigranti partiti dal nostro territorio per il nuovo mondo in cerca di fortuna. Questo è un tributo che noi vogliamo dare a tutti i nostri concittadini che hanno portato lo spirito ligure nelle Americhe. Storie affascinanti per certi aspetti di commercio, di imprenditoria, di politica, ma anche, ahimè, a volte storie drammatiche, quindi di difficoltà, di sradicamento dal territorio, in un momento che ci fa riflettere perché è un tema molto attuale, soprattutto in questo periodo. Sono due giorni, saranno due giorni pieni di avvenimenti, saranno motivo di approfondimento, motivo culturale, di visita a quelle che erano le sedi delle ambasciate e dei consolati, quindi parliamo del consolato dell'Ecuador, di Panama, del Perù, e quindi ci saranno vari spunti per tenere vivo questo filo che ci unisce idealmente con tutti i chiavaresi che sono al di là dell'oceano. Le nostre comunità, in particolare nel centro, nel Sud America, ma anche nel Nord America, sono ancora abbastanza organizzate. Difatti vorrei ricordare una cosa: a novembre ci sarà una manifestazione anche in Argentina, dove i portatori di Cristi della provincia di Genova andranno a Buenos Aires, a Rosario, a fare delle processioni insieme a loro, perché i portatori di Cristo sono soltanto in Liguria e in Argentina. Qua abbiamo due persone proprio liguri nel mondo. Sì, siamo stati, insomma, 40 anni in Sud America, in Ecuador, un po' in Perù, anche in Cile, si lavorava giù. E adesso, insomma, dopo tanti anni, insomma, sono 78, quasi 80, siamo qua in Liguria, ecco. I saluti ai liguri nel mondo in quest'oggi. Per cominciare, questa è la giornata del Perù e quindi un abbraccio fraterno a tutti gli amici del Perù, parenti, conoscenti, residenti, eccetera, eccetera. Noi col Perù abbiamo un rapporto di affetto grandissimo e vorremmo e ricostituire una grande associazione, perché sappiamo e anche furbizia. In occasione della Madonna della Lettera, festa patronale nella parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, domani alle 10 il Vescovo celebrerà la Santa Messa. Alle 21 la processione per le vie del quartiere con l'Arca della Vergine, i crocifissi processionali e la Filarmonica cittadina. Nell'abbazia di Borzone, a Borzonasca, domenica nel pomeriggio le celebrazioni in onore di Sant'Anna. Alle 17 la recita del Rosario e alle 17.30 la messa presieduta da Don Maurizio Prandi. Al termine l'atto di affidamento delle famiglie, la liturgia è animata dal coro Amici dell'Abbazia. Seguirà un rinfresco nel chiostro dove verrà allestito il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici. Nella comunità parrocchiale di San Giuseppe ai Piani di Rì si festeggia Nostra Signora della Salute. In coincidenza con le celebrazioni religiose si svolgono anche due giornate di festeggiamenti civili in piazza San Pront. La prima si è svolta ieri sera, oggi si replica con la possibilità di degustare ottimi piatti della cucina ligure, ascoltare buona musica, condividere l'affetto dei parrocchiani per questo quartiere e le sue tradizioni. Quanto è sentita questa celebrazione, anche questo momento di ritrovo sulla piazza? È sentita tantissimo, non vedevamo l'ora di tornarci in questa piazza, perché veramente è una Madonna che ci teniamo molto. Dal punto di vista gastronomico, quali sono un po' i piatti forti? I piatti forti quest'anno c'è il minestrone, i ravioli a ragù, poi ci abbiamo i testaieux, abbiamo le acciughe fritte. Abbiamo preparato un bel gruppo, eravamo anche oggi, la macedonia di frutta, quindi che si fa tutti gli anni ed è squisita, provatela. Poi no. E quanto tempo è che collabora con questa organizzazione, con questi volontari? Collabora dalla prima
festa in piazza, quindi dal 1985, con Prete Rinaldo che ha cominciato a dirci cosa facciamo per far venire più gente della parrocchia che magari frequenta meno i locali, agli uomini poi abbiamo pensato principalmente, e si è trovato la festa in piazza. Vedo che c'è anche un ricambio generazionale, avete anche dei ragazzi che si avvicinano. È la cosa migliore, almeno che ci sia quello. Cioè, la speranza è quella, che questi giovani che partecipano e si interessino, però questa gioventù è un piacere. Un suggerimento da dare agli indecisi, perché venire in piazza a Ri? Perché siamo troppo bravi e siamo forti. Venite, perché è veramente, a parte quello che si mangia, ma è animata con amore, cioè c'è qualcosa dentro di noi che ci spinge a essere qua. Bene, ora vediamo quali sono i temi trattati questa mattina nei giornali, in edicola, poi ci ritroviamo con tutti gli ultimi aggiornamenti. Dalla prima pagina di Avvenire, incassi assegni a vuoto sul PNRR, il governo tiene il via libera alla terza tranche, l'ok per la quarta, critiche sui capitoli rinviati. E poi la visita della Premier Meloni a Washington, Biden consiglia Meloni su Cina e diritti, Pechino non sfidatevi. La fotonotizia centropagina, spiagge libere, poche e abbandonate, in molte regioni quasi impossibile evitare il pagamento e mancano sempre i servizi. Dalle pagine interne, l'Africa entra nel grande gioco di Putin, pace e grano, non possiamo attendere. E poi verso la GMG di Lisbona, i giovani trascinano il Portogallo, decine di migliaia di pellegrini, tra cui molti italiani, stanno vivendo i giorni nelle diocesi. Dal secolo XIX l'Unione Europea frena sui tagli al PNRR, poi la fotonotizia centropagina, gli psichiatri, Delfino non è cambiato dal 2007, il killer che uccise l'ex fidanzata con 44 coltellate, oggi arriva al REMS di Pra. Dal Levante le notizie in primo piano che ci riportano al tragico fatto di cronaca, il ritrovamento del cadavere di un giovane ucciso e mutilato, perquisita la barberia di Chiavari, da noi massima collaborazione. E poi nelle pagine interne, parcheggia pagamento, Rapallo aumento le tariffe, parco di Portofino, avvio con 3 comuni ma si potrà allargare. Sempre dal secolo XIX il progetto Smart Lab presentato a Casarza Ligure, formazione e orientamento digitale, Smart Lab lancia il Tigulo nel futuro. Per le pagine sportive, Entella oggi Stilab Cup con Carrarese e Feralpi, mentre Sestri c'è la Reggiana nel primo vero test, Podda torna rosso-blu. Non ci sono aggiornamenti, andiamo a vedere un appuntamento previsto per la serata di quest'oggi al Teatro all'Aperto di Villa Tigullio. Sarà ospitato lo spettacolo Rinvio a giudizio dei promessi sposi, una rappresentazione a cura della compagnia rappallese Il Portico di Salomone, un'occasione nel 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni per meglio comprendere quali messaggi e insegnamenti questa celebre opera possa ancora trasmettere ai nostri giorni. Ci sarà anche un omaggio e un ricordo al regista Mario Forella, pioniere dell'attività teatrale a Rapallo. L'ingresso è offerta libera, ricavato sarà devoluto all'associazione Protera Sancta, attiva nel sostegno delle popolazioni siriane colpite dal terremoto. Lo spettacolo è un atto unico scritto da Marina Maffei e si svolge interamente nell'aula di un tribunale dove i personaggi manzoniani sono convocati per rispondere all'accusa di finzione. Alle scene di processo vero e proprio si alternano gli episodi più noti del romanzo. Ma vediamo quali sono anche gli altri appuntamenti nell'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per sabato 29 luglio. Tipicamente Chiavari, mercatino agroalimentare, sarà presente sabato e domenica in via Rivarola. Si potranno scegliere e degustare specialità enogastronomiche locali. Mercato del mare a Zoagli, sul lungomare esposizione e vendita di prodotti tipici e artistici dedicati al mare. Nerone ricorda Leopoldo Saturno. A San Marco d'Urri, dalle 15, Santa Messa, commemorazione della famiglia Saturno, esibizione del gruppo
folcloristico Città di Genova, degustazione di prodotti tipici locali. Alle 16 nel Borgo Rotondo di Varese Ligure andrà in scena Valdivara Book Festival. Alle 21 nella frazione di Scurtabò, serata danzante con l'orchestra di Matteo Bensi. Festivart a Lavagna, dalle 19 nei giardini della Torre del Borgo sarà visitabile la mostra Francesco Dall'Orso tra passato e futuro, a cura dell'associazione Agorà, in esposizione opere dello scultore. Ritorna in piazza dalle 19 in piazza San Fronte a Chiavari, apertura degli stand gastronomici, e dalle 21.30 musiche e danze con i Parapendio. Nell'ambito della festa patronale di Sant'Anna Rapallo, dalle 19 nei giardini comunali di via Trescalini, sagra dell'asado e del fritto misto, alle 21 musica con l'orchestra Caravel. Alle 21.15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Recco, concerto d'organo di Roberto Antonello, che suonerà un organo tamburini del 1959. In repertorio brani di Bach, Mendelssohn e Vierne. All'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante alle 21.15 si terrà un incontro sul tema La Fratelli Tutti e il valore sociale di questa enciclica. Nel corso della serata verrà illustrato l'operato dell'associazione Semi di Speranza ODV. All'Arena degli Artisti sul lungomare di Genova Pegli, per la rassegna Silent Cinema, alle 21.30 verrà proiettato il film Elemental di Peterson. Al Festival del Balletto a Valle Cristi Rapallo alle 21.30 andrà in scena Swan, il Lago delle Papere, con la compagnia Pro Ballet Dada e Ariston Pro Ballet. Sotto il campanile di San Michele di Pagana Rapallo alle 21.30 incontro con Farian Sabai, storica contemporanea, che proporrà una riflessione sulle donne in Iran. Alle 21.30 nella Baia del Silenzio a Sestri Levante torna la Barcarolata. Barche, lancette e gozze allestite in maniera artistica sfileranno sull'acqua e saranno valutate da una giuria che premierà le più belle originali, al termine spettacolo pirotecnico. Il nostro telegiornale termina qui, l'informazione di Telepace torna questa sera alle 19.15, 20.20, 22.45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.